siamo abituati purtroppo a dover, come dire, lasciare il territorio una volta che c'è stata un'operazione, comunque degli arresti, comunque come in questo caso una sentenza così importante come Showdown. Mi piace sottolineare che la costanza, la fermezza dei carabinieri, dei colleghi Capomolla soprattutto e della collega Viscomi ha consentito di andare a aggiustare il tiro, nel senso di portare dove meritano, cioè in carcere, coloro i quali stavano riorganizzandosi e sicuramente ci sarebbero riusciti. Questo è importante, cioè dimostrare sul territorio che si persevera, perché oggi stiamo cominciando ad avere i mezzi per perseverare. A me, per esempio, nella mia esperienza di sostituto non è mai capitato di indugiare rispetto ad un territorio, ad una cosca, e quindi perché eravamo presi da altro. Invece in questo caso c'è un perseverare che sicuramente è da ritenere la nota più di soddisfazione di questa operazione. Capomolla si è trovato a dover gestire un territorio che non aveva mai avuto un'affermazione di esistenza di una cosca di 'Ndrangheta. E guardate che è veramente difficile, perché la cosca di 'Ndrangheta o la becchia all'inizio, quando come dire, innesca la carica di intimidazione. La carica di intimidazione si costruisce con la violenza, con la sopraffazione, con la convinzione della gente che ha a che fare con uno 'ndranghetista. Per cui quando c'è una cosca, come nel caso di Soverato, che è attiva da tanti anni quindi c'è già una condizione di omertà che riduce al minimo le violenze, le minacce, che non c'è più bisogno di profondere. Ecco la difficoltà. Chiaramente siamo stati, per così dire, tragicamente aiutati da questa contesa armata che si è trascinata per più di 3 anni con una serie di omicidi efferati. Vi ricordate l'omicidio Rombolà commesso sulla spiaggia? Questo vi fa capire la drammaticità del fenomeno e anche quanto ci sia bisogno anche di una certa stampa che come dire, faccia capire la drammaticità del problema. Perché ancora oggi io non so quanti siano convinti dell'importanza, della esigenza di sradicare questo fenomeno, che ha rigurgiti dappertutto. Perché quando si dimostra, come nel caso del dottore Capomolla, che è riuscito in questa che è una ipotesi veramente complicata, a dimostrare che l'omicidio di Novella commesso a Milano è legato da un sottil fil rouge con gli omicidi commessi a Soverato, perché bisognava stroncare una pretesa di emancipazione dai Gallace, e allora vi rendete conto di quanto è importante anche il ruolo della stampa per aiutarci a fare capire che abbiamo bisogno di mezzi, che abbiamo bisogno di uomini, perché questa sta diventando un'emergenza nazionale. Le strutture, qua non siamo purtroppo davanti ad una struttura come dire, che si vede, che si nota. Qua ci sono le famiglie, alcune delle quali, proprio sulla scorta dei morti che hanno determinato e delle scelte di politica 'ndranghetistica, hanno un ruolo pozziore rispetto alle altre. E quindi si formano queste gerarchie fra famiglie. Poi le possiamo chiamare in tanti modi. Possiamo parlare della locale o del locale, dell'andrina, piuttosto che della provincia. Quello che è importante però è riconoscere il fenomeno familistico e la poziorità di talune famiglie. E qui abbiamo per l'appunto la famiglia De Gallace, che si contrappone al tentativo di emancipazione di Novella, e abbiamo la ulteriore conferma del ruolo di pacificatore, mediatore, dirigente, una serie di famiglie di Nicolino Gandarati, che per l'appunto, come ho detto all'inizio, è diventato un po' l'ombelico dell'andrangheta mediana e settentrionale, perché ogni contrasto, ogni autorizzazione
capisce Nicolino che non vale la pena sparare, perché sparare attira le forze dell'ordine, sparare porta a showdown, e quindi pacifichiamo. Io che ho più autorità, che ho più meriti, mi posso consentire, pertanto un 'ndranghetista va da lui a chiedergli l'autorizzazione a fare che cosa? A raccogliere denaro per garantire solidarietà economica ai suoi accoscati. Noi dobbiamo abituarci a un'andrangheta che esubera quelli che sono gli ambiti di competenza distrettuale. Il distretto è una superficie abbastanza importante dal punto di vista proprio quantitativo per contenere fenomeni andranghetistici che si assumono essere comuni. Nel caso di specie, però, abbiamo avuto l'omicidio Vallelunga, che è stato necessariamente, giustamente, ex lege, governato dalla Procura di Reggio Calabria, le cui scaturigini, la cui causale, però, è assolutamente da legare ai fatti dei Gallace. Perché Vallelunga era alleato in questo tentativo irredentista, se così possiamo definirlo, con Novella, di tal che abbiamo la necessità di spessire, di come dire, continuare, lo stiamo già facendo e dobbiamo perseverare sul punto, nei rapporti con le procure di Reggio Calabria, in un coordinamento che deve essere strettissimo.